Ok, nuovo video che ha a che fare con il dramma del momento, Hot Tub Meta. Intanto non posso, non, no mio Dio quanto è bello sto obiettivo. Vabbè, a parte tutto ragazzi, benvenuti su Dangerous, io sono Rob. E prima di iniziare questo video che tratterà un argomento in maniera anche abbastanza super partes, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. E se volete seguirmi invece in live su Twitch, mi trovate all'indirizzo twitch.tv/Dangerous. Lì tutta la programmazione, orari e informazioni. Ok, parliamo di quello che è successo ad Amurant. Allora, è notizia di qualche ora fa, quindi dovrebbe essere successo tipo stanotte, qualche ora in più di stanotte, dipende da quando uscirà questo video anche, che Amurant ha annunciato su Twitter che Twitch ha deciso di demonetizzare il suo canale, quindi senza più condividere la compartecipazione alle entrate pubblicitarie, senza però nessun tipo di avviso. Lei ha denunciato questa cosa su Twitter e ovviamente molti sono insorti. Qui mi viene da fare un discorso che toccherà vari punti e cercherò di essere un attimino obiettivo. Vediamo di dividerla appunto in una serie di cose che hanno suscitato in me, diciamo, domande e risposte. Prima cosa, questo è un pochino un prequel di quello che dovrebbe essere il discorso. Leggo un po' in giro su Twitter, ne sento parlare, eccetera. Alcune ragazze, o molte ragazze, dipende da quanto uno è dentro determinate community, lamentarsi del fatto che l'argomento Hot Tub Meta viene affrontato solo da ragazzi. Non è proprio così? E il problema è che qua c'è dell'ipocrisia, perché tutte le ragazze che hanno affrontato l'argomento Hot Tub Meta andando contro sono state insultate da altre ragazze, altri streamer, altre persone che hanno a che fare col mondo dell'influencer marketing e compagnia. E quindi se sono solo i ragazzi a parlarne perché sono preoccupati per una piattaforma come Twitch, non è giusto dire ne parlano solo i ragazzi. A mio avviso è un po' un gioco di lanciare la pietra e nascondere la mano, quindi almeno abbiate le palle voi ragazze di dire la vostra, ma di essere obiettive, non oh mio Dio stanno attaccando le nostre sorelle ragazze. No, si cerca di essere obiettivi in una visione dal breve, medio e lungo termine, che ha a che fare con la salute della piattaforma e con quelle che possono essere le conseguenze. Da me non sentirete mai dire donne cattive o quello che è, ma voglio analizzare i fatti. E qui mi collego a quello che è il primo punto della situazione. Amurant, che cosa cazzo ti aspettavi? Insomma, hai percorso sempre questo percorso, questo cammino, sapendo di essere sul filo del rasoio. Hai attivato i tuoi cheat codes, hai messo la modalità di difficoltà super mega easy, hai percorso qualcosa che ti ha fatto fatturare milioni di dollari praticamente, visto che tu incassi circa 80.000 euro al mese solo di sub, non contiamo donazioni, non contiamo OnlyFans, non contiamo i bits, non contiamo gli sponsor. E cosa ti aspettavi? Prima o poi sarebbe arrivata per forza questa roba, e tu stessa in una clip hai detto, poi mi sto rivolgendo a lei come se mai dovesse vedere sto video, però in generale ragazzi è un discorso più generale. Lei stessa in un video ha ammesso di sapere che quello che sta facendo prima o poi avrebbe portato dei danni alla pubblicità di Twitch. Just because you don't like it doesn't mean Twitch doesn't like it. Now, however, I will agree long term, probably damaging for Twitch's ad revenue. However, if they allow it, they allow it. Non mi pare che ci sia niente di nuovo. Sarebbe arrivata prima o poi una cosa del genere. E probabilmente questa cosa non le ha nemmeno fatto danno. Anzi, è un'incredibile pubblicità gratuita nei suoi confronti che li porterà ad avere l'OnlyFans con ancora più abbonati, quindi in realtà per lei questo è solo un guadagno ed è il medio termine. Punto 2. Sono comunque preoccupato e trovo ingiusto che lei abbia subito questo genere di trattamento senza un annuncio effettivo ufficiale da Twitch. Stando a quanto dice lei, non ha ricevuto nessun tipo di avvertimento. E non ricevendo nessun tipo di avvertimento, qui abbiamo un precedente, nel senso che molte persone, quasi tutta la community, si sta rivolgendo a Twitch chiedendo spiegazioni o un aggiornamento di termini di servizio verso questa nuova moda, questo meta, questa cosa intoccabile che fa parte di una sorta di spaccatura all'interno di un regolamento. La zona grigia, prima o poi, deve essere ristretta e chiusa. Tu sai benissimo che stai cavalcando sta situazione qui ed è ipocrita dire «Oh, non me lo aspettavo, dai raga». Non prendiamoci per il culo, non prendiamoci per il culo. E qua non è nemmeno la questione di dire ah, ma stai attaccando la donna perché sei invidioso. No, perché io sono dello stesso parere che se un ragazzo fa un errore deve essere punito. E spesso vengono punite persone che pari merito fanno cose che sono 100 volte meno punibili. Però vabbè,
Quel santo discorso. Lei nel suo tweet fa riferimento al fatto che non c'è nessuna violazione dei termini di servizio, certo, perché cavalcare un hot dog o un cetriolo in maniera ammiccante e sessualmente allusiva non è assolutamente contro i termini di servizio. Cazzo hai in testa, io mi chiedo, no? Vabbè, a parte questo però non condivido il modo di Twitch di levare la monetizzazione. A quanto detto a lei, ripeto, nemmeno il suo partner manager è stato informato di questa decisione di Twitch. E questa è una cosa molto molto brutta, perché se tu sei sotto l'occhio del ciclone, parlo di Twitch ora, da mesi, con la community che ti chiede chiarimenti, aggiornamenti dei termini di servizio, e tu non comunichi o anzi svilli domande come ha fatto DJ Wet dicendo che stiamo monitorando molto da vicino. No, non ti ho chiesto questo, ti sto dicendo che questa gente sta sfruttando e bucando palesemente i termini di servizio e voi non state facendo niente. Si gira dall'altra parte, non dicendo, e poi boom, arriva sta cosa. Se tu non comunichi, a prescindere, crei un precedente, inimichi le persone, crei un fronte dove giustamente la gente ti dice cazzo ma almeno dimmelo, e stai comunque mancando il punto. Perché Twitch non può bannare queste ragazze direttamente? Viviamo in un periodo storico in cui non si può fare, perché c'è un'agenda, c'è una narrativa che va portata avanti. Se io dovessi bannare una o più ragazze di botto che fanno questo contenuto perché è sessualmente allusivo, la risposta di tutto punto sarebbero le testate giornalistiche e loro che dicono: voi state bloccando la possibilità di una donna di fare carriera. E immaginate che cosa può succedere. Ovviamente queste ragazze sanno benissimo i loro vantaggi in questo preciso istante. E sanno benissimo quello che stanno facendo, non sono stupide, attenzione. Ma il problema qua, in questo momento, magari direte anche stranamente, non sono loro. È Twitch, che sta nuovamente agendo in una maniera non pulita, non consona alla situazione, e sganciando questa bomba su Amurant, sta probabilmente anche facendo il loro gioco, ma sta facendo la mossa sbagliata. Deve essere fatto un aggiornamento dei termini di servizio, deve essere fatta una comunicazione, deve esserci trasparenza e magari anche un'ammissione di colpe. Altrimenti questa cosa andrà avanti e non ne gioverà nessuno di noi come creator della piattaforma Twitch. Gli investitori stanno perdendo interesse nel investire i propri contenuti pubblicitari sui canali e infatti le revenue stanno crollando. Gli sponsor diretti che vorrebbero vedere il loro prodotto promosso su una piattaforma con una sponsorship diretta, magari con un logo, con un prodotto all'interno degli stream, si stanno disinteressando a questo genere di piattaforma per via anche di questi contenuti. Che cosa avremo? Produttori di piscine? Che, non lo so, arriveranno in massa, probabilmente ci sono già. Il problema non è negare a queste persone di fare quello che vogliono fare, ma di trovare il contesto corretto e una visione a breve, medio e lungo termine per poter supportare questa cosa e compensare dall'altra. Sapete che tra un po' arriverà anche l'attualizzazione dei prezzi delle sub paese per paese basati su quelli che sono i tenori di vita, probabilmente in Italia, che tra queste vedremo un abbassamento del costo delle sub, e i Twitcher, cioè gli streamer, non è che comunque continueranno a guadagnare lo stesso, no, il guadagno sarà rapportato al costo della sub. Quindi se ora noi ipoteticamente da 5 euro di sub guadagniamo 2,50 euro, se la sub dovesse abbassarsi, che so, a 3 euro, guadagneremo 1,50 euro. E non è detto che vorrà dire più sub per noi, perché probabilmente saranno due sub in più per Gischianto, o una sub regalata per un Power, per un Omiatol, eccetera. Non vuol dire che gli streamer più piccoli ora potranno avere più sub. Non è detta sta cosa qui, non è assolutamente detta. E io me ne rendo benissimo conto, perché da quando ho deciso di fare contenuti più inerenti alla mia persona, le mie sub sono crollate da 130 a 46, ok? E non vedo persone che vengono qua e mi dicono cose come ah grande, mi piace quello che fai su YouTube, tieni la sub. No, mi vedo gente che dice grazie alle tue guide ho comprato Tarkov, sono migliorato, ma la sub la do a Tizio, a Caio, perché è così, perché magari qualcuno gli ha detto di fare, e ne sono perfettamente cosciente. Questa però delle hot tab è un effetto domino che non possiamo combattere con il oh ben ti sta stronza, ma con il fatto che la piattaforma probabilmente non sta capendo come deve collaborare o agire nei confronti dei creator, una piattaforma in continua espansione. E questa cosa mi preoccupa molto, mi preoccupa davvero tanto. Non mi sento di dire te lo sei meritato Amurant, mi sento di dire potevi aspettartelo, ma è molto preoccupante come Twitch stia affrontando la cosa, senza parlare, agendo a manate e senza avere l'attenzione magari di prendere queste ragazze e dire ok, facciamo una tavola rotonda e parliamo, che cosa volete? Perché qui non potreste stare con quello che fate. È un problema. E sono molto preoccupato dalla piega che sta prendendo Twitch, che sta prendendo anche YouTube adesso con la nuova politica di monetizzazione da parte di YouTube, che si riserva
la possibilità di monetizzare come diavolo vuole YouTube i contenuti dei creator, e sta cosa è preoccupante. Vabbè, a parte tutto, grazie per essere stati qui con me. Spero di vedervi nuovamente su questo canale. In caso, io comunque vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. Se volete supportarmi, trovate le info qua sotto in descrizione. Grazie del vostro tempo, signori, e noi ci vediamo sul campo.